ragazzi, è un attimo. Oregon. Cercasi uno dei sogni. Ok. Qui dentro che c'è? Ah, cassetta di munizioni, nice. Ci sarà una pompa della benzina qui. Devo cercare una bomba di benzina, guarda, guarda. Beh, qua che c'è da lottare. C'è altro componente da prendere. Beh, questa è tutta roba quale posso benissimamente. Qua prendiamo, che ci prendiamo altre componenti. Ok, tre rattami, nice. Ole, allora. Boozer, ci sei? Ecco. Ho trovato il pezzo, vado alla superstrada. Ok, trovato il pezzo di cambio, bene. Pugnanti. Oh oh. Maledizione. Non ho abba non ho abbastanza bottiglia di birra. Se no, figurati. Oh mamma, lo stanno attaccando i pugnanti. Va bene. Merda. I ripugnanti. Boozer, dove ti sei cacciato? Oh mamma, allarme ripugnanti! Oh cavolo! Questi tatuaggi sono simboli infernali di un morto. I marchi infernali degli smarriti! Lasciatemi! Figli di puttana, motociclista! Ti condurremo all'oblio, perché tu sei smarrito e noi prescelti! Il cammino! Noi ti guideremo. Non sei un prescelto. Ti sei smarrito. Cedi all'oblio. L'oblio. Dobbiamo fare fuori sti maledetti bastardi. Qui! Lasciatelo, pezzi di merda! Ripugnanti schifosi, avanti! Non ti permettere! Olè. Eliminati sti ripugnanti, dagli! Ehi, tu aspetta qui fuori, voglio controllare che sia sicuro. Benissimo! Ancora, la branda mi aspetta. Ok, più o meno com'era. Ok, signore e signori, continuiamo da dove. La branda mi aspetta. Ok. Gli hanno bruciato il braccio, quei maledetti ripugnanti del cazzo. Ma va? Grazie al cielo. Io esco, prendo la moto e trovo delle bende per il braccio. Tu ce la fai? La parola. Bene, raggiungo il presidio della Nero. Dovrebbero avere garze sterili o antidolorifici. Lasciare lì la mia moto. No, andrò a piedi finché c'è ancora luce. Ehi, ho delle munizioni se servono. Nel armadietto. Armadietto alla porta. Ok. Grazie. Ehi, non prendermi il fucile. Boozer. Fuori mi servirà. Come vuoi. No. Ecco, tieni. Come faccio con la con la pistola? Scusami. Vabbè. Mi toccherà arrangiarmi. Io guardo le munizioni.
Posto, prendiamoci munizioni per la pistola a sto punto. Ah, maglietto per reale. Ah no. C'è anche la balestra. Signore e signori, che dire? Dobbiamo prendere delle carte, dobbiamo prendere delle bende antidolorifici per il nostro caro amico Boozer. Andiamo prima che scenda la notte. Ma che diavolo? Che cazzo? Boozer, sei sveglio? Sì, Dick. Che c'è? E quello chi è? Ho visto qualcuno che girava intorno al rifugio. Cazzo, che intenzioni ha? Di certo non belle intenzioni, guarda. Devo seguirlo per vedere se ce ne sono altri. Dei conchiudo. Guarda, di certo non belle intenzioni. Quindi. Sto è poco ma sicuro. Bastano mai. Ok, siamo con la persona a ridaglie. La macchina ci vado dopo. Libera il campamento dei predoni. Questa piuttosto. Piuttosto questa la farei in stealth. Aspetta. Ok, dobbiamo fare la stealth mod. Dai. Allora. Per farla totalmente in stealth qua è una parola, eh. È una parola. Mica tanto facile. Questi... Oh cazzo, infetti! Allora, che hai trovato? Come ti dicevo, quei razzaggi che abbiamo visto in due sulla moto sono rintanati più avanti. Sì, ma penso. Non so come si vale, hanno una torretta, recinzioni e tutto. Ma tu pensa. Arrivano! Capo io! Dai, prendilo, prendilo! Non ti posso... Spostati! Va bene, fanculo lo stealth! Fanculo lo stealth! Fottiti. Avanti. Mori. Piuttosto schiatta. Facciamo scorta. Beh. Sistemato. Ah. Olè, game questo over. L'ultimo. Devono averci seguiti fin qui. Olè. Figli di puttana. Stati alla larga da mo. Teoliri. Boozer, ho trovato il loro campo. Già, campamento predoni. Occupare il nostro rifugio. Randaggi. Come dicevamo, è giunto il momento di progettare il nostro viaggio verso nord.
Dobbiamo curare il tuo braccio prima di pensare a salire in sella. Raggiungo la mia moto, Deacon, chiudo. Niente, raga, fanculo lo stealth. Vabbè, tanto dall'altra parte mi ha funzionato, però. Qui non è che poteva funzionare più di tanto, poi si deve funzionare. Non lo so. Perfetto. Nice. Ma se sti due si levano dalle palle, magari. Io forse potrei farli fuori stealth tutte e due. Forse. Allora. Vediamo come farli fuori stealth sti due. Merda. Devo raggiungere la moto. Ormai manca poco. Il problema è come farlo. Sti cazzo di furiosi. Non è che hanno la vista granché sviluppata, eh. Ma levati dalle palle. Fottiti. Aia. Aia. Che cazzo si usa? Me ne vado. Aia. Piaciuto? Altre taglie. Che cazzo sei? Ok ragazzi, dopo che ho un po' tagliato con l'uccisione di qualche infetto. Benissimo. Andiamo a riprenderci la moto, dai. Ce l'hanno rubata. Benissimo. La moto è sparita. Ma la domanda vera è: chi ce l'avrà rubata? Marty. Dannato Copland. Ehi, sei del campo di Copland? Mai fidarsi di Copland. No, guarda. Che non t'ammazzo. Smettila di scappare, Gesù Cristo. Devi chiedere a Copland, io non so niente. Ehi! Io solo la mia moto. Non ho fatto nulla. Guarda, diavolo, sì che ti ammazzo. Boozer, ci sei? Sì, Dick. Ha recuperato la moto? No. No, gli uomini di Copland mi hanno anticipato. Vado allora al campamento. E Dick, chiudo. Andiamo dagli uomini di Copland, dai! Stramaledetti infetti. No, uomo di Copland, e dai, su! Da pare. Andiamo bene. Ehi là. Jesse. Niente male. Non ho altro. Certo. Sì, certo. Ok, vediamo da Manny che ci dirà.
Ehi, Manny. Ehi, è da un po' che non ti si vede. Fossero troppo impegnato io. Testa bassa. Lavora se vuoi mangiare. Già, vita da accampati. Sì, vita da accampati. Avevo letto un libro, Lo Zen e l'arte della motocicletta. Lo conosci? All'epoca non avevo troppo tempo per i libri. Già, al mio negozio, a Fairwell. L'ho fatto leggere a tutti gli smanettoni. Un bravo meccanico persegue la pace mentale, diceva. Lavora a stomaco vuoto, vedrai che concentrazione. Ok. È infatti la nostra moto. Ehi, non vorrai mica quella. Perché no? L'hanno appena portata. Un coglione l'ha in mezzo al... quella era la nostra moto, caro! Messa molto male. Chi la guidava non capiva un cazzo di moto. Sì, ti giuro. È stata spremuta parecchio. Intendo, abbiamo dovuto smontarla. Non aveva neanche la pompa della benzina e ci sarebbe servita. La pompa della benzina? Come questa? Ok. Come questa, Manny. Ok. Sai quando ho detto coglione? In realtà mi riferivo a quei coglioni che l'hanno portata qui senza neanche fissarla con... Mo questo si incazza e lo prende, lo fa volare. Giro da tutte le parti, lì dietro. Dick, una parola. Copland. Gli uomini di Copland. Già. Non abbiate avuto problemi. I ripugnanti ci sono andati giù duro. Seconda volta che vengono qui. Secondo alcuni cercano te e Fuse. Nell'incubo ognuno dice la sua. Cosa vuoi? Ehi, come ti pare? La gente qui sa badare a se stessa. Signor Sinetto, qui sotto c'è il prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, è bello che sono registrato su Days Gone e abbiamo incontrato, siamo entrati in accampamento di Copland e dei suoi uomini. Già, anche perché Leon sta facendo affari con Copland, Cacciare con mio padre. Già. Scrivamo un nascondiglio, poi piazzavamo dei sali minerali. Catturarli era uno scherzo. Alcuni inverni la carne era talmente tanta che faticavamo a finirla. Non pensavo fosse legale mettere esche per i cervi all'epoca. Mio padre riconosceva una sola legge. La Costituzione degli Stati Uniti. Se solo vedesse come siamo ridotti ora. L'America, paese di uomini liberi. E noi lo siamo. Ho visto Leon l'altro giorno. Mi doveva dare una cosa. Davvero? Davvero? Peccato che la... Ma non l'abbiamo già eliminata noi, o sbaglio? Oh, Leon. È morto. È sparito. Nessuno l'ha visto. Il suo carico? E portalo a me. Ok. Dick, se lo farai... Va bene. Vedremo come aiutarti. Va bene. La moto che i tuoi mi hanno rubato e poi fatto a pezzi. Già. Riciclata, Dick. Riciclata. D'accordo. Già. Comunque dal cappello. Cosa? No, questo. Non toccarmi mai Sta più. Sta calmo. Leon ne aveva uno uguale. Come, giuro su Dio che... No. Vuoi fare affari nel mio accampamento? Fa qualche commissione per me. Crop. Ok. Già. Comunque sono qui, che ti serve? Ora si ragiona. Un gruppo di randaggi saccheggia i carichi di provviste. Sono nella torre radio a ovest del Monte Oliri. Quella non è zona tua? No, non lo è. Posso occuparmene. Ne ero certo. Andiamo a occuparci di questi randaggi, dai.